Sì, questa è l'ennesima delle storielle costruite ad hoc per impedire alla gente. Avevo dei libri di magia da leggere, vero? Stavo dimenticando. E tutte le volte. Eccoci. Ma attenzione! Esatto! Tutti i libri apprendimento, fermo, risiediti mezzo secondo. Belle, queste storie sono bellissime, però sono chiaramente tutte costruite ad arte per far cacare in mano i cristiani che dicono: ah no, allora io non posso arricchirmi, se no un casino, raga. Sai cosa? Buono. Sazia per 600 secondi, rigenerazione della salute. Sì, forse mi conveniva mangiarlo in un secondo momento, però già che me ne sono inculato uno, voglio dire. Armatura pesante? Costo un punto apprendimento. Entropia. Allora, me lo dimentico sempre. È vero che la magia che mi interessa è l'entropica? Esatto. E quindi iniziamo ad aumentare l'entropia. Entropia aumenta di 1 e sale a 16. Punto memoria per i talenti. Che non so cosa. Non lo so. Ah, i punti memoria sono quando medito. Tiro, lascialo lì. Mentalismo, magia della luce. Armatura pesante. Eh sì. A parte che faccio, me li mangio sti libri? Potrebbe essere utile anche questa, perché l'arco lo uso abbastanza, però io direi che per ora, tra l'altro, se proprio vogliamo, sarebbe il caso di iniziare a studiarle un po' queste due, mentalismo e psionica. Perché mentalismo... psicosi, vedi che è psionica, infligge 2 danni magici... No, non mi interessa. Qual era quella che li faceva incazzare tra di loro? Questa è magia della luce, assorbimento della vita, beneficio. Panico, che conta come psionica. Mentalismo che cazzo è invece? Protezione magica, aumenta il tuo livello di armatura. Sarà il caso di leggerli tutti. Elementalismo... Perché la verità è che mi dice costo un punto apprendimento, ma io i punti apprendimento dove li guardo? Jay? No. Punti apprendimento 24. Punti creazione 24, punti memoria 6. Com'è che si meditava? Oh! Concentrandosi fortissimo. Eccoci qua. Riduce del 30% costi mana della scuola magia psionica ed entropica. Vincolo mistico. Le armi evocate, che per ora non abbiamo. Imposizione del pensiero. Lanciare incantesimi psionici e talenti sui nemici. Lanciando con 2 mani in contemporanea incasenti di tua madre. Incantesimi della scuola psionica e dell'entropia. Mi piace, perché magari il lupo poi è più forte. Taumaturgico. Magia della luce, no no. Io mi concentrerei brevemente su questo. Talento divora anime? Divora l'anima dei nemici morti assorbendo una parte della loro salute. Non è il caso. Raga, in che cosa mi sono ficcato?
Che cosa ho cominciato? Pratica occultista? Contro i non morti. I corpi rianimati sopravvivono. Cazzo! Però scusami. Ma bisogna passare per forza dal divora anime? L'avevamo letto, che queste... però io pensavo di poter... Cosa succede al lago di cenere là in fondo? Che è spezzato. Io pensavo... di poter differenziare. E però allora a questo punto... Se i cadaveri rianimati sono in quello che stavo già facendo, il discorso dello spiritualista com'è? Fabbro d'anime. Fabbro d'anime. Fabbro d'anime. Velo spirituale, puoi evocare le apparizioni. Siamo calmi. Le memorie dello spiritualista ti permettono di evocare compagni spettrali dalle anime dei morti e usare la tua conoscenza nell'incantamento. Lo spiritualista può essere usato con qualsiasi stile di gioco. Una cosa per volta. Finiamo di leggere i libri. Tanto sono qua nel mio spazio angusto. Ma lascia perdere i tomi per ora. Cazzo sono tutte le volte? Sono qui? Tra i libri, esatto. È tomo magico, precisamente. Assorbimento della vita, ce l'abbiamo già. Lupo spettrale, ce l'abbiamo già. Abbiamo letto tutto. Ah no, la luce del mago. Ci mancava il tocco di Saldrin. In realtà non è che abbiamo preso tanto di più. Cazzo, qua iniziamo ad avere un interessante livello di complessità. Luce del mago, gradirei averla a portata di mano. Protezione magica può essere un'altra bella comodità. Tocco di Saldrin, direi che è abbastanza situazionale. Psicosi e panico. Contraccolpo. Questo non me ne frega una sega. Scintilla mortale. L'orso bruno che non abbiamo ancora provato. Assorbimento e beneficio. Focalizzazione. Abbassa il costo di mana. Medita. Ah, questo è quello che abbiamo appena fatto. Questo non ci interessa. Abilità con le armi di gangrena. Ah già, è vero. Che altro che la febbre. Qua dentro c'è qualcuno che mi leva sta gangrena. Manti di pelle benedetti. Raga, a sto punto, se tanto di lì mi sono imbarcato in quella porcheria là senza volerlo, tanto non si torna indietro. Proviamo. Introduzione allo spiritualismo. Usa intreccio d'anime per trovare e acquisire un'arma. Ma qua lo devo usare? Ti permette di vedere le anime se il grado sbloccato di intreccio d'anime è abbastanza alto. No, allora non ho capito un cazzo. Diciamo così. La provo in un dungeon. Magari. Però arrivati a questo punto... Punti creazione cosa sono? Cosa sono i punti creazione? Allora, torna indietro. Com'era?
Tra l'altro, dovrei farmi furb e cominciare a sfruttare il mio posticino speciale. Ah già, attenzione. Per quando voglio leggere, in pace. E quindi pazzesco, qua nessuno mi è venuto a dire niente. Però... Op. Grande. La ginnicità della febbre rossa. Bestia. Non dirlo ad alta voce, tra parentesi. Picciu. Ah, buongiorno. No, scusi, era un attimo, sono inciampato. Lei non è che sa dov'è la camera di... di Erus. Malfas's blessings. Fatemi uscire da sto posto. Cioè, mi sembra abbastanza evidente che questo cristiano non abitava qui. Nel senso che... Ma tra l'altro sto posto... Sì, forse dove siamo entrati con... con Gino Pippo. Torna su un attimino. Scusi, lei per caso arcanista? Via, via, basta. Mi sto confondendo, sto perdendo tempo, mi sta girando la testa. Ma cazzo, ma di nuovo nel balcone. Andiamoci dalle palle subito. Ok, ok, ok. Allora, fermi. Emporium, l'abbiamo visitato. Prodigio. Io sono abbastanza sicuro che tu mi scambi... mi stia scambiando con qualcun altro. Arcanista. Sa, ma non scassare la minchia. Sanctum. Allora, le ho girate tutte. Non... cioè, non ci sono cazzi. Le ho girate tutte, tutte. Quello lì, non c'è. Guarda, manca da controllare qui. Sperando non sia una delle torri lagganti. Ciao. Greetings. Salute a lei. Però raga, sì sì, bel panorama. Niente. Sembra evidente. Raga, ma va a sapere sta cazzo di chiave. Tra l'altro, converrà per caso? Non ho provato il coso! E adesso dov'era il coso dell'alchimista? Allora, dicevo, sarà per caso il caso di depositare un po' di roba sgamata? Vabbè, le pergamene. Beneficio. Luce del mago pure, perché l'abbiamo imparata. Respirare sott'acqua, trappola dell'anima. No, perché magari... non si sa mai, il cibo tienilo. Però ecco, quello che dovremmo fare è depositare un po' di libri. Sicuramente tutti i tomi magici che venderemo appena troviamo qualcuno che ce li compra. Perfetto, io direi che abbiamo depositato tutti i libri che ho già letto. Io direi anche che mi sto levando dal cazzo da sto posto, perché è abbastanza palese che la mia presenza qui è inutile. Ho sprecato un sacco di tempo. Beh, riposare abbiamo riposato, leggere abbiamo letto, per carità. Va anche bene. Però nel senso... Scusi, lei non è che... Sì, sì. Tratto tutti con rispetto. Però... sto cazzo di iero. Ma eppure mi sembrava un'idea geniale.
Viveva lì. Beh, raga, sei gratis. Nel senso che... This is holy ground, Outlander. Sì, guarda, me ne sto andando. È stato un piacere. Guardi. Hop. Quartieri nobili. Lui viveva nei quartieri nobili o nei quartieri poveri? Perché ci deve essere una casa di Iero da trovare da qualche parte per sta chiave, perché sennò non è possibile. Cioè, oggettivamente. Cioè, il problema è che a chi cazzo chiedo? Niente, qua la gente, come al solito, non sta bene. Allora, cerchiamo di capire. Perché? Qua avevamo indubbiamente delle robe da fare fuori. Dark. Esatto, perché anche il mercenario non ha saputo darmi spiegazioni. E va bene, devo trovare un arcanista al più presto. No, mi ha cambiato missione. A parte che c'è anche quello. Vedi, Elia, la novizia scomparsa. No. Quale cazzo era? La Shiri. Constantine dice che una giovane maga chiamata la Shiri può aiutarmi con la febbre arcana grazie a un rituale specifico. Grazie ad esso potrei controllare la magia senza praticare anni di meditazione. La Shiri si trova in un sito archeologico alle Terre del Nord, chiamato Antica Rasherigad. Ostia, Terre del Nord. Trova Max Niceblood. Di fronte a Dark. Ah no, no 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 no. Cioè, raga, no. Ho letto un manifesto ad Dark. Viviamo dopo... Ah, questa è quella che vuole scopare. La proprietà non è proprio il caso adesso. Scopri perché la galleria di Ark sta per chiudere i battenti. Allora, comunque della roba da fare in Ark ce l'ho. Tra l'altro, in realtà, volevo visitare... Ma quanto è inquietante sta cristiana. C'è un cane. Signorina, sta bene? Oh, thank you. You truly are a good person. No, ma solo perché non è che ti veda molto bene, nel senso. Miscugli miracolosi di Mirella, non mi interessa. Nobile può morire. Fiamme lampi? Aspetta, Ciao bestia! Bello! Beh, bello è una parola grossa, però nel senso, ciao! T'a posto? Vabbè, fiamme lampi. Vediamo un attimino. Buongiorno. Ah sì? Because I can tell just from your eyes you search for magical disguise. Trasvestimenti. Such from the stash of Emberlord and Fireflash. Vabbè, non era il caso, nel senso, sono qui per comprare. Perché parli in rima? This one is curious. I'm sad to have to tell you this, even though I'm not furious, my secrets stay in... Va bene. You're right. I didn't see that question, but how goes the saying, practice makes perfect? Next time I'll be prepared. Okay. Ah, the business didn't go well in the past moons, that's all. Hardly any travelers or outlanders anymore. And the arcanists of the order prefer to get their supplies elsewhere since Grand Master Aranthiel has returned. Well, since I have a son to feed, I had to think of something. That tip with the rhyming came from my brother-in-law, Doral. He's with the Sickle and came back from a journey to Calais just recently. He said that he visited a lecture from a Calaean merchant there. Ma non è proprio il caso, sai? And he said that in order to be successful nowadays, one needs a... proposta di vendita unica. Unique selling proposition. Sì, sì, yes, that's how he called it. Something to distinguish him or herself. Allora, a parte che mi devi dare un attimo, scusami. C'è sta chitarra che non si sopporta più. Raga, dai. Fuori. Un po' meno. Cazzo. Non ti sento. Comunque, ascolta, non è proprio il caso, ce l'ho capito. Te hai detto, boh, questo è uno straniero, lo piglio per il culo. Va bene, guarda.
Fammi vendere cosa hai da vendere. Fammi vendere. Dai, zitta. Ok. Ambrosia, che ovviamente fai pagare l'anima di Gesù. Bastone dell'ira ardente. No, vampata, non mi sembra proprio il caso. Buon mattino, ectoplasma, erba paipa. Pergamene, pergamene, pergamene. Tiara, sali, tomo. Attenzione. Benedizione vitale, aumenta la salute di 20 punti, non mi interessa. Catena di fulmini, non mi interessa. Chiaroveggenza. Eh sì. Eh sì. Circolo protettivo. Gli smarriti oltre il livello 6 fuggono per 10 secondi. Dono dell'essenza. Cede 25 punti di mana alla tua apparizione. Cosa vuol dire sta roba qua? Converte 15 punti di salute in mana. È un effetto che può risultarti letale, tu dici? Fiato di riserva. Cura al bersaglio. Peggiora la mia febbre arcana. Questo sai a cosa serve? Questo serve a quando c'ho dietro una testa di cazzo come Peppino. Eh sì. Fiato di... Però te sei un po' stronza. Potevi dirmelo che c'era quello di livello 2. Tu dici, picciu tu, che non l'hai letto. Vabbè, raga. Adesso io tengo quello di livello 1. Individuo non morto, luce del mago ce l'abbiamo già. Marca. Ti consente di marcare un punto geografico per poi farvi ritorno per teletrasporto. Ma cos'è sta figata? Sì. Protezione dalla magia. Che comunque... Vabbè, 8%. Richiama. Ritorni nel luogo marcato. Questa roba qua... Quanti soldi sto spendendo? Cazzo. Tele cinesi. Oh. Si può dire che alla fine la rima è stata utile. Va bene, va bene, va bene. Sono un coglione. Però lì c'è un baule. Ah. Aspetta che arrivo. Aspettami, eh. Aspettami adesso. Cioè, aspettami dopo. Però io arrivo adesso. Tomo magico. Quanto rumore per due libri di merda. Grande, baule personale. Vediamo se me li compra i libri rubati. Tomo, 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 tomo. E me li comprerà per 2 centesimi l'uno. Sì, 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 sì. Stai zitta. È spaccato la minchia. Esatto. Rapidi. Ah no. E no. E no. Ho preso i tomi sbagliati. Maledetto. Maledetto. Yes. What are you doing here? Se non bestemmio. Porca troia. Ma perché una volta me li mette da una parte e una volta dall'altro? Enderal. Allora, per favore. Mi incazzo come... Piglia sti tomi di merda, il libro. No, ma a parte che... Allora, ferma il mondo.
Cristo ballerino. Baule personale. Cosa sta succedendo? Tomo alchimia. Costa un punto. Allora, questi tienili, che possono essermi utili a me poi. E tira via i tomi magici. L'ho già fatto? Enderal, sono io? No? Nome più di merda non lo potevo scegliere. Tomo magico. Ce li ho io addosso, sì o no? Sì. E quindi non me li compra? Proprio tu. Perché sei fuori? Entra dentro con me. Allora. No, raga. Quindi? Perché sei stupefatta? Ok. Zitta! Ok. Tomo magico. Cerchiamo di non fare errori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi me li tengo. Vero che non mi ha preso quelli rubati. Proprio così. Arrivederci. Va bene, va. Va bene. Ma non c'è problema. Tanto prima o poi qualcuno che se ripiglia lo trova. Posa, posa. Va bene. Ma giustamente, no? Ma giustamente. Sono inculato i soldi dei cristiani. È anche giusto spenderli. Va bene, miscugli miracolosi di tua madre. Niente. Sono di nuovo fatto. Ciao. Ok. Raga, basta con sta canzone, cazzo. Casa di Yerai. Quasi, eh? Ci somiglia. Now, come on, just a little to the left and. Blasted blazes! You are really, really starting to annoy me, you know that? Ma sei. Deficiente!